Novità nel mondo dell'editoria: da novembre sarà infatti nelle edicole il T, nuovo giornale che costerà 1,50 € e avrà 40 pagine. È la novità dei prossimi mesi nel mondo del giornalismo regionale. Sarà nelle edicole e online dal 3 novembre prossimo il T, il nuovo quotidiano del Trentino Alto Adige-Südtirol, un giornale che vuole dialogare con il mondo e che nelle intenzioni vuole un cambio di narrazione con un'idea forte di sviluppo sostenibile. A guidare la redazione, con 20 giornalisti assunti e una quarantina di collaboratori, Simone Casalini. Credo che sarà un giornale molto innovativo che vivrà su più dimensioni, perché oggi non esiste solo la carta, esiste il web, il digitale, che hanno pari dignità, dove dovremo cercare di fare contenuti di qualità in ciascuna di queste dimensioni. Dal punto di vista grafico sarà molto accattivante, dice chi l'ha già visto. Sì, è un giornale che ha preso come modello molti quotidiani internazionali, quindi ha cercato di essere ovviamente locale, ma con un respiro internazionale, perché viviamo in un mondo interconnesso e quindi abbiamo la necessità anche di guardare oltre i nostri confini. Su che cos'è che punterete l'attenzione in particolare? Ma ci sono, io credo che la cosa più importante sia cambiare il registro narrativo, cercare di andare più in profondità, presidiare i temi classici, l'economia, la politica, il sociale, la cultura e lo sport, con dei nuovi format e con un linguaggio totalmente diverso che entra anche dentro le biografie delle persone. Tra i soci fondatori, Confindustria Trento, Cooperazione Trentina, Associazione Artigiani, Associazione Albergatori e Ance Trento. Il giornale sarà stampato a Brescia e costerà 1,50 €, avrà 40 pagine. Il presidente della fondazione che editerà il T. Un modo nuovo per fare informazione, per dar modo di approfondire le diverse questioni che riguardano la nostra autonomia, le nostre importantissime scelte, che uscirà dal martedì alla domenica, e noi riteniamo, abbiamo la presunzione di essere particolarmente, fortemente innovativi.